Benvenuti, benvenuti ad un nuovo appuntamento dei podcast di Rivista Militare. Nell'articolo di oggi, numero 2 del 2021, parleremo di una figura professionale molto importante, il coadiutore socioassistenziale. Il titolo dell'articolo è Un vero e proprio salvagente di Soraya Barna. L'esercito si avvale della figura professionale del coadiutore socioassistenziale, selezionata tra il personale già in servizio e formata per l'esigenza, nata dalla necessità di sviluppare una rete di assistenza capillare e aderente ai bisogni dei militari e dei propri familiari, coinvolti in eventi di particolare gravità. Per l'esercito è una necessità etica. È un dovere morale garantire la vicinanza in situazioni di sofferenza e di disagio mediante interventi incisivi e professionali. Questa attenzione rappresenta l'essenza della condivisione di una scelta di vita difficile ma gratificante al servizio della comunità nella quale vengono coinvolti i militari e le loro famiglie. Su queste basi etiche e morali si muovono le specifiche attività assistenziali e le iniziative di supporto affinché sia forte e concreto il sostegno offerto. Questo tipo di assistenza riveste un ruolo di primaria importanza, soprattutto in occasione di eventi negativi che possono verificarsi all'estero o in patria, in servizio o per cause di servizio. Da qui la necessità di razionalizzare e ottimizzare gli interventi affinché ogni militare sia costantemente supportato anche nella sua sfera familiare, punto cardine della sua stabilità emotiva e morale. Lo scopo principale del supporto morale è quello di trasmettere il senso di solidarietà e di vicinanza, che di per sé costituisce l'elemento fondante per riacquistare la fiducia necessaria e il senso di appartenenza ad una comunità fortemente peculiare. Dal punto di vista organizzativo, l'attività assistenziale è coordinata dall'Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare e gestita dall'ente di appartenenza del militare coinvolto. Il coadiutore socioassistenziale è inserito principalmente presso i comandi di reggimento brigata e per continuità ed economicità agisce in funzione della vicinanza geografica con il domicilio dei familiari della vittima. Sia in caso di ferimento che di decesso, il coadiutore socioassistenziale accompagna il comandante dalla famiglia del militare coinvolto per essere presente sin dal momento della comunicazione della notizia e fornire l'iniziale supporto materiale, logistico e morale. Assiste la famiglia rimanendo con essa, aiutandola a gestire le problematiche, fornendo poi nel tempo sostegno morale attraverso contatti telefonici e visite di cortesia, anche in coincidenza di particolari ricorrenze, festività e anniversari, ad esempio. Soprattutto durante le prime fasi, caratterizzate solitamente da momenti di dolore e confusione, è importante che la famiglia del militare coinvolto possa individuare una figura chiave cui far riferimento. Il rapido intervento di qualcuno deputato e formato a svolgere questo delicato ruolo fornisce concretamente un supporto sin dai primi momenti, ricoveri ospedalieri o, nel caso peggiore, ricezione della salma, cerimonia funebre. Il corso dedicato alla formazione del coadiutore è articolato su due moduli, selettivo e teorico-pratico, e prevede attività formative, visione di brevi filmati, role play, esame di casi pregressi, finalizzate ad acquisire conoscenze normative, procedure in materia di supporto, apprendere comportamenti funzionali e potenziare le capacità necessarie per svolgere l'attività di coadiutore socioassistenziale. È indirizzato esclusivamente a persone con requisiti attitudinali e motivazioni specifici
disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione verbale, autocontrollo e gestione dello stress, eccetera, eccetera, vincolandole ad almeno 5 anni di impiego nel settore. Negli ultimi anni sono stati selezionati e formati da istruttori dello Stato Maggiore dell'Esercito oltre 100 coadiutori socioassistenziali. Inoltre, per rendere la rete del supporto ancora più capillare, sono stati formati anche i sottufficiali di corpo, presenti in ogni reparto e già punto di riferimento per i militari. Questi hanno assunto quindi anche il delicato compito di assicurare vicinanza in momenti critici che riguardano la sfera privata e personale dei militari e delle loro famiglie. Considerata la loro esperienza, rafforzata dalla formazione in questo campo, sono delle figure che hanno contribuito sensibilmente al miglioramento del supporto. Oggi emerge con ancora maggior chiarezza come un intervento assistenziale tempestivo sia un elemento essenziale per l'elaborazione dell'accaduto da parte delle vittime e per il benessere dell'istituzione stessa. Per questo è necessario che il militare e i suoi familiari siano sostenuti e guidati passo dopo passo da una figura chiave in grado di farlo. Grazie all'esperienza sul campo, negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi avanti che hanno portato a costruire una rete di intervento sempre più efficace e capillare, rivolta a chi opera nei vari reparti dell'Esercito e alle loro famiglie.